Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire a coltivare il basilico in casa ottenendo davvero degli ottimi risultati. Vi svelerò alcuni segreti e dei piccoli trucchi per poterlo fare. Seguitelo perché sono sicuro che una volta che capirete quali siano, sarete contenti di averlo fatto. Questa è una pianta che è davvero molto semplice da gestire, ha poche regole da rispettare, ma sono tassative e vanno rispettate. Se non lo si farà, la pianta tenderà a patire, a soffrire e addirittura a morire. Infatti, il più delle volte, quando la si porta in casa, vive più o meno 10 giorni, dopodiché, se non si rispettano le condizioni ideali per la pianta, questa tenderà a fare marcire foglie e radici e a morire. Prima regola: spazi vitali. La prima cosa che occorrerà fare quando si porterà il vasetto in casa sarà quella di dare letteralmente lo spazio vitale a tutte le piantine che ci sono all'interno, in modo che la crescita di una non vada a compromettere il corretto sviluppo e crescita delle altre. Considerate questo come un vero e proprio semenzaio, quindi andranno separate. Per procedere e quindi separarle basterà capovolgere il tutto, andare a schiacciare nella parte inferiore del vaso, in plastica, in questa maniera, e tutto il pane radicale verrà via. Ottenuto questo, basterà separarle piano piano. Dovete stare attenti a non compromettere l'apparato radicale delle singole piante, perché se lo farete correrete il rischio di farle morire. Quindi semplicemente andate molto piano a separarle così. Ecco qua. Volendo potreste anche lasciare dei gruppi di 4-5 piantine e mettere direttamente queste nei vasi più grandi. Però io consiglio sempre di separarle, se si può, fare in modo che ci sia la singola piantina. E questo è il risultato dopo la prima suddivisione, quindi ci sono delle micro zolle all'interno del vaso, ma queste dovranno essere ancora divise, in modo che ogni singola pianta venga poi separata dalle altre. Ed una volta suddivise dovrete trovare tante piantine come queste. Durante questa operazione dovrete stare attenti che le radici non vengano private del pane radicale. Queste sono le due situazioni nelle quali vi potrete trovare, quindi una pianta con le radici che hanno ancora tutta la terra intorno, questa spostandola da un vaso all'altro neanche si renderà conto di essere stata spostata, quindi non avrà nessun trauma. Quest'altra invece, a quale la terra è stata privata intorno alle radici, ci sarà il pericolo che comunque un minimo patisca e nel peggiore dei casi che muoia. Seconda regola: terreno. Questa è una pianta che ama davvero molto i terreni umidi, quindi occorrerà bagnarla spesso. Però teme tantissimo i ristagni d'acqua, quindi per evitare che ci siano occorrerà creare un mix nel quale farla crescere, composto da un 70% di torba di buona qualità e il restante 30% di argilla espansa. Unire questi due elementi permetterà di creare all'interno del mix degli spazi vuoti, quindi delle sacche d'aria, nel quale poi le radici, nell'ipotesi che si bagni troppo, possano respirare. Un terreno ben areato è davvero molto importante perché ricordatevi sempre che le piante hanno bisogno, oltre che di bere, di respirare anche nell'apparato radicale. Quindi creare queste sacche è davvero molto utile, ma non soltanto per il basilico. Questo è un consiglio che vi do anche per la maggior parte delle piante che poi crescono nella terra. Terza regola: travaso. Separate le piantine, si potrà procedere essenzialmente in tre modi. Il primo è quello di metterli in terra piena, se si ha la fortuna di avere un giardino. Il secondo è quello di prendere un vaso grande ed andare a disporre più piante in un unico vaso, ma mantenendo comunque delle distanze di almeno 10 centimetri, da una pianta all'altra. Il terzo è quello che in realtà io prediligo, è quello di prendere un singolo vaso e mettere una singola pianta per ogni vaso. Scelto il vaso che vorrete utilizzare, sia quello grande che quello piccolo avranno bisogno di uno strato, un fondo di circa 2 cm di argilla espansa, quindi semplicemente rovesciarne un po' all'interno. Dopodiché andare ad inserire il mix che avete precedentemente preparato. Separate le piantine, si potrà procedere con la messa in dimora delle stesse nei vasi nuovi. In questo caso è un vaso singolo. Guardate questa dimensione del pane radicale che è di circa 5 cm, quindi basterà andare nel centro del vaso nuovo e creare un foro di almeno 5 cm, ma se voleste anche di più. Dopodiché prendere, facendo attenzione a non rompere le radici, la piantina ed andarla ad inserire all'interno in questa maniera, così. Dopodiché rinzaffare tutto il terreno intorno. Terminata questa operazione, sarà sufficiente prendere il vaporizzatore e bagnare il terreno molto abbondantemente. Terminato di bagnare, l'operazione sarà conclusa.
Nell'ipotesi che scegliate la soluzione del grande vaso, prendetene uno che abbia un diametro di almeno 40 cm e un'altezza tra i 20 e i 30 cm. Non servirà più profondo perché l'apparato radicale si svilupperà andando sotto di circa 20 cm, quindi se lo prenderete di 40 sarà tutto terreno sprecato. Invece nell'ipotesi che scegliate un singolo vasetto, basterà un diametro di 10 cm ed un'altezza tra i 10 e i 15 cm. Se la vostra scelta sarà quella di usare un vaso più grande, però mi raccomando, la distanza tra una pianta e l'altra dovrà essere tassativamente almeno 10 cm, ma meglio 15. Quindi iniziate con la parte centrale, anche in questo caso, fate un bel buco ed andate a posizionare la prima piantina. Anche bello profondo andrà benissimo. Quindi mettiamo il primo. Dopodiché andranno posizionate le altre. Inizierei facendo una croce, quindi ne posizionerei una qui, una qui e poi altre due qui e due qui. E questo è il risultato finale dopo il travaso. Quindi potrete trovarvi o con un vaso molto grande con tante piantine distanziate, mi raccomando, una dalle altre almeno 10 cm, oppure il vaso singolo nel quale la pianta si svilupperà tranquillamente. Per capire quanto sia realmente importante fare in modo che la terra rimanga intorno alle radici e non rimangano nude, insomma, durante questa fase di travaso, guardate queste immagini. Queste sono le piante che ho spostato circa una settimana fa. Direi che sono assolutamente perfette e vitali. Infatti non c'è presenza di afflosciamento né dello stelo né delle foglie, anzi sono belle vigorose. Queste altre invece che sono state spostate lo stesso giorno dallo stesso vaso, ma senza terra intorno, guardate, sono praticamente morte. Questa ormai mancano poche ore e sarà completamente morta. Queste altre due invece sono già morte da qualche giorno e addirittura in fase di decomposizione. Quarta regola, irrigazione. Una delle principali cause di morte, probabilmente la prima di questa pianta, è un'errata irrigazione. Quindi bisogna capire quanto e come bagnare. Vi porto tre esempi. Questa è una pianta che è stata bagnata poco, quindi è seccata ed è morta. Questa ha avuto il problema opposto, è stata bagnata troppo, quindi l'apparato radicale è marcito e la pianta sta morendo piano piano. Questo invece è l'esempio di una pianta che è stata bagnata in modo corretto, quindi assolutamente vitale. Capire quando e quanto bagnare la pianta è davvero molto semplice. Innanzitutto occorre sapere che questa è una pianta che ama moltissimo l'acqua, ma ne teme i ristagni, quindi quando andrete a bagnarla dovrete fare in modo che il pane radicale sia umido e non zuppo d'acqua. Quindi sarà sufficiente versargli dell'acqua. Dovesse rimanere dell'acqua nel sottovaso, dopo circa un'ora dall'innaffiatura questa andrà tolta. Per capire invece quando andare a rinnaffiare nuovamente la pianta, sarà sufficiente prendere un dito, toccare il pane radicale e quando sentirete che questo non sarà più umido, sarà proprio quello il momento di andare a ribagnare. Mi raccomando, non fate seccare il terreno o comunque non lasciate la pianta patire la siccità, perché sennò l'apparato radicale ne risentirebbe e potrebbe addirittura seccarsi e fare morire la pianta. Per procedere con l'irrigazione sarà sufficiente prendere un innaffiatoio e bagnare direttamente sul pane radicale. Se fosse un periodo molto caldo, allora potreste prendere anche un vaporizzatore e vaporizzare acqua sulle foglie, perché questa pianta beve anche dalle foglie, però mi raccomando, il periodo deve essere veramente molto caldo, perché quest'acqua deve vaporizzarsi nel giro di pochi minuti, al massimo di qualche ora. Se l'acqua rimarrà sulle foglie, ci sarà il pericolo concreto che poi vengano intaccate da funghi, muffe e batteri, quindi andreste a recare più danno che giovamento alla pianta. Quinta regola, luce e temperature. Questa è una pianta che ama davvero molto la luce, però ahimè teme i raggi del sole diretti, perché se troppo caldi ed intensi potrebbero bruciare tutte le foglioline e addirittura portarla alla morte. Quindi quando andrete a posizionare questa o in giardino o in balcone, dovrete scegliere un punto dove, se possibile, non li prenda, ma se proprio non ne potrete fare a meno, scegliere un punto dove almeno i raggi del sole, che sono compresi tra le 11 del mattino e le 3 del pomeriggio, non la colpiscano, perché sono proprio quelli più caldi della giornata. Le condizioni climatiche, quindi la temperatura ideale nel quale fare crescere questa pianta, sono comprese tra i 18 e i 26 gradi. Altra cosa importante al quale stare attenti sono le raffiche di vento, perché se fossero troppo forti potrebbero spezzare la pianta e comprometterne la crescita. Sesta regola, cimatura. Quando la pianta sarà adulta e avrà raggiunto la sua maturità, inizierà a produrre i primi boccioli e quindi i primi fiori. Sarà proprio a quel punto che dovrete decidere se fare crescere e maturare i fiori, perché una volta secchi poi si potranno raccogliere i semi, però ricordatevi che quando seccheranno i fiori, seccherà anche la pianta, quindi il suo ciclo produttivo e vitale finirà e voi non raccoglierete più foglie. Oppure appunto prolungare la vita della stessa eseguendo un'operazione che si chiama cimatura, che consiste nel togliere il bocciolo quando spunta, quindi appena nato
prenderlo, basteranno due dita, pinzarlo e strapparlo letteralmente. In quel modo la pianta, il cui unico scopo vitale è quello di riprodursi, cercherà di produrre altri fiori e lo farà facendo nascere dei nuovi rametti subito sotto dove è stata cimata, quindi nei primi nodi, al massimo in quelli sotto. In questo caso ci sono già dei germogli. Eseguendo la cimatura, questi piccoli germogli inizieranno a svilupparsi, quindi dai nuovi rametti che cresceranno si potranno raccogliere delle nuove foglie. È proprio quello il concetto che vi permetterà di aumentare la produzione e anche la durata della pianta. Settima regola, raccolto. Quando sarà ora di eseguire il raccolto, io vi consiglio di fare una cernita delle foglioline e scegliere quelle più vecchie, più grandi, più vicine al pane radicale e al tronco, ma solo e unicamente se avrete rispettato le distanze tra una pianta e l'altra, perché non ci sarà il vincolo di fare arrivare la luce all'interno del vaso. Al contrario, se le piante fossero troppo vicine, allora a quel punto purtroppo sarete vincolati nel raccogliere le foglie che ci sono all'apice, proprio per permettere, una volta che queste saranno tolte, di far passare la luce e bagnare letteralmente anche le parti inferiori della pianta. Ed il raccolto avviene essenzialmente in questo modo, quindi andare alla base quasi vicino al tronco, lasciare circa mezzo centimetro e semplicemente staccare premendo tra le dita, in questa maniera. E la foglia è stata raccolta. Aver tranciato la fogliolina permetterà a questo piccolo germoglio di svilupparsi e quindi creare a sua volta nuove piccole foglioline. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito e che vi sia piaciuto per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete, dategliela un'occhiata, perché sono quasi sicuro che qualcosa di carino all'interno riuscirete a trovarlo. Poi, altra cortesia che vi chiedo, se potete, condividete questi video sui social, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.